Cari amici di All For Hunter, siamo a IT Vicenza 2020 con il nostro stand Baschieri e abbiamo alcune novità interessanti come sempre da presentarvi. Le novità principali quest'anno sono tre cartucce, di cui una in calibro 20 che è stata caricata con la Ballistite, la polvere che ha riscosso un successo incredibile lo scorso anno, una polvere di altissimo rendimento termodinamico. Le cartucce si sono dimostrate in calibro 12 veramente infallibili e micidiali e la richiesta ha portato inevitabilmente anche alla creazione di un calibro 20. È una cartuccia con una grammatura medio-alta, 27 grammi, che corrispondono ai 36 del calibro 12, in un bossolo tipo 3, adatta quindi un pochino a tutte le cacce più pregiate, si adatta perfettamente con i numeri di piombo disponibili dal 6 al 10, sia alla migratoria di pregio che alla stanziale. È una cartuccia che per le sue caratteristiche è particolarmente insensibile alle variazioni stagionali e soprattutto di umidità e che dà continuamente un'ottima prestazione balistica e quindi delle ottime certezze quando si fanno forme di caccia un pochino impegnative dove non si ha spazio per delle delusioni. Un'altra cartuccia particolarmente nuova come tipologia è la Hypershock, la palla che è stata presentata quest'anno, ideata da Marco Manfredi, una cartuccia molto potente, molto penetrante, che va a completare la gamma di 7 palle già esistenti nel caricamento Baschieri. La palla nuova ha un peso piuttosto sostenuto, 35 grammi munita di impennaggio, ma soprattutto ha una struttura molto massiccia e studiata in modo tale da conferire alla palla un elevato potere penetrativo. Quando si utilizzerà una palla di questo tipo abbiamo come impegno principale l'animale molto grosso, quindi cinghiali di mole superiore al quintale, e un ambiente di caccia particolarmente folto e vegetato dove la ramaglia, il fogliame, tendono delle volte a fare mal riuscire le palle di peso e di energia standard, e dove invece questa, con la sua altissima energia e con la sua altissima capacità penetrativa, riesce ad avere ragione anche di animali molto grossi. È una cartuccia molto prestante, come possiamo vedere ha una velocità alla bocca di 475 metri al secondo, che insieme a una palla da 35 grammi portano a 408 kg, è un livello di energia veramente molto sostenuto per una cartuccia palla calibro 12. La terza cartuccia delle novità 2020 è una cartuccia sensibile al momento storico in cui sono necessarie leghe alternative al piombo. Abbiamo creato una munizione balisticamente molto efficace, particolarmente interessante anche per il prezzo, che unisce in sinergia due materie che sono state utilizzate finora singolarmente, il rame e il ferro. È una cartuccia magnum, quindi si avvale della capacità di ottenere delle velocità molto alte in funzione dell'energia di movimento, che nella cartuccia magnum è più sostenuta rispetto alla cartuccia normale. Abbiamo due pallini di rame e di ferro stratificati, il rame davanti e il ferro di dietro, che hanno lo stesso identico peso, la stessa identica massa quindi, ma due diametri leggermente diversi essendo i due materiali con densità diverse. Il vantaggio principale nell'utilizzo a caccia sarà quello di avere un'efficacia straordinaria fino a 30 metri come si è sempre avuto con le cartucce in ferro, ma con in aggiunta una straordinaria efficacia fino ai 37-38 metri grazie al rame che ha una densità superiore e quindi un mantenimento di energia molto alto anche fino ai 40 metri. La cartuccia è un 34 grammi caricata nel bossolo 1276, utilizza una borra steel, quindi una borra adeguata alla normativa e richiede tassativamente fucili magnum normati con la normativa steel proof per poter essere utilizzata. Non è proprio una novità, ma è un'interessante situazione quella che vede riproposta per il 2020 la cartuccia MB gigante in cartone. Questa era la cartuccia che abbiamo messo come cartuccia commemorativa per il 2019. Ha ottenuto un successo talmente grande, talmente insperato, che l'abbiamo dovuta per forza riproporre anche per il 2020. Molto brevemente le caratteristiche di questa cartuccia sono un bossolo in cartone e una borra in feltro. Abbiamo un bossolo di 65 che è utilizzabile in tutti i fucili anche più datati, anche con camere di 2,5 pollici, un regime pressorio volutamente non molto alto che consente anche l'utilizzo in fucili già datati e con una vita vissuta abbastanza impegnativa, un'efficacia strepitosa su tutti i tipi di selvaggina. Abbiamo piombi che vanno dal 5 al 10 e di conseguenza è possibile cacciare sia una migratoria di pregio che una stanziale. È una cartuccia che per il suo effetto balistico
fa risaltare particolarmente la strozzatura utilizzata. Quindi in canne cilindriche avremo delle rosate molto generose, in canne medio strozzate rosate perfettamente equilibrate, in canne full delle rosate molto strette, adatto un pochino a tutte le cacce in cui c'è bisogno di riscoprire un pochino il sapore della tradizione.